ringrazio gli Accarino e Staià, chiaramente tutta l'organizzazione, per questo nostro pomeriggio di confronto. Allora, io ho le mie idee che vi espongo sul piano generale, poi andiamo un po' sulle questioni concrete. Io parto da un dato, che è un dato di lettura macro di quello che è successo nel Mezzogiorno e nella nostra regione, perché sennò anche le difficoltà che voi avete vissuto non le mettiamo in termini proporzionali rispetto a quello che è avvenuto in Campania in questi anni. Allora, la situazione è questa: noi ereditiamo una regione che in questi 10 anni ha perso in termini di competitività 50% della sua forza. E noi eravamo praticamente nel rapporto di in proporzione con il Mezzogiorno d'Italia la regione che aveva il massimo risultato in termini di performance sul prodotto interno lordo, sull'innovazione, sull'accoglienza, sul reddito da lavoro dipendente autonomo, ed eravamo praticamente la prima regione del Mezzogiorno, la locomotiva del sud. C'era qualche area della Puglia sulla parte industriale adriatica che aveva una certa sua forza di attrazione, ma per il resto, insomma, il motore era sostanzialmente la Campania. Questo 10 anni fa. Negli ultimi 10 anni noi siamo in questi 4 indicatori, questi macro 4 indicatori, noi siamo praticamente passati dal primo posto all'ultimo, al penultimo nel sud. Quindi quinto, sesto posto, eccetera. Questo è il dato. Il rapporto Svimez del 2008, che voi conoscete bene, traccia il crollo del PIL della regione Campania a -3 punti. Record in Italia, tra i record in Europa di macro regioni. La Puglia è scesa dello 0,6, la Calabria dello 0,4, per capirci. C'è il crollo del Mezzogiorno, che è 1,2, prevalentemente intestata alla Campania. Quindi cosa posso impegnarmi di scegliere una persona che abbia la competenza e la sensibilità su questi temi, e sapere che chiaramente sul turismo, se noi sceglieremo l'assessore al turismo competente, dobbiamo tenere presente che sarà uno degli assessori, se non l'assessore più importante della nostra regione. Sarà l'assessore più importante. Perché il turismo è diventato l'argomento centrale delle regioni, sarà l'argomento centrale del Mezzogiorno, sarà l'argomento centrale della Campania. Quindi dovrà essere l'assessore più di peso, di maggiore capacità, di maggiore sensibilità politica. E quindi dovremmo scegliere con grande attenzione, lo faremo e chiaramente dando la disposizione. Io chiaramente, come è evidente, quando uno è ottimista e sa di avere le buone ragioni, uno parla già perché ha vinto, no? Poi chiaramente la cosa è un po' diversa, bisogna fare una campagna elettorale difficile, quindi permettetemi di concludere, rispetto agli impegni che uno si prende a questi ultimi 20 giorni, che devono essere 20 giorni nei quali ci dobbiamo trovare nella libertà di ogni scelta di ognuno. Io qua non voglio, qua non è una sede per fare politica di coalizione, però io ho il dovere di dire intanto di salutare tutti i candidati che sono qua, che competeranno in queste elezioni amministrative, elezioni regionali, che alla fine sono quelli che si giocano la loro faccia, e quindi è importante che siano sostenuti da tutti e siano ascoltati da tutti. E poi di dire che comunque questa è una scelta di cambiamento, cioè noi dobbiamo sapere che convincere gli elettori che dopo 15 anni la democrazia, nella democrazia il ricambio è fondamentale. Grazie.